Larghi vuoti allo stadio Arechi di Salerno da Ancona, 50 appassionati. Speravano in qualcosa di più e di meglio. Nella Salernitana la concentrazione e la grinta. E Merino, che giocatore di talento, si fa subito apprezzare sul calcio di punizione. Poi Mastro Nunzio, una delle poche rare fiammate dell'Ancona. Ancora Merino va giù, viene ammonito De Falco. Su punizione c'entra in pieno l'incrocio dei pali. Non è pronto Fava per il tap-in. Rivediamo la bontà del tiro del peruviano, soprannominato il Maradona delle Ande. Montaggio di Nunzio Petricciolo a terra. Subito in area di rigore nel secondo tempo, al terzo minuto Milani va in contatto con Caputo, Merino dal dischetto e anche ammonito da Ciampi. Milani, Merino col sinistro, specialità della ditta, batte imparabilmente da Costa, mette in discesa la Salernitana. La gara meritatamente aveva prodotto maggior gioco, assolutamente deludente la prova dell'Ancona, che poi con Zavagno tenta questo tiro cross, sta per andare via Polito. Merino ruba palla, poi serve splendidamente Dionisi, uno dei nuovi acquisti che appena è entrato mette dentro il pallone del 2-0 al 36esimo della ripresa. Poi Montervino, maglia maniche corte e guanti, dà la palla a Dionisi del 3-0. Trionfo Granata, rivediamo il tocco di Montervino e il tiro di Dionisi. Salernitana che vince meritatamente, diciamo trionfo Granata, mentre è tonfo dell'Ancona. Una partita che francamente ha rivelato come la Salernitana, nonostante la classifica molto penalizzante, continua a crederci. Deve recuperare la sfida col Sassuolo e negli spogliatoi si diceva dovessimo imbroccare un risultato positivo fuori casa. Tutto è ancora da vedere. Per l'Ancona 37 punti in classifica, veramente da considerare soltanto un episodio questa pessima partita. Linea allo studio.